Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati, eccoci arrivati a Feltre, che per 24 ore, quelle che intercorreranno tra questa serata di venerdì 9 e domani sabato 10 di giugno, diventerà la location di una gara ciclistica che ormai accompagna il panorama feltrino da ben 17 edizioni. Sto parlando naturalmente della Castelli 24 ore di Feltre, organizzata da GS Sportful. Parliamo di numeri, un'ottantina circa sono le squadre in gara, con un minimo di 8 partecipanti fino ad un massimo di 12 atleti, più circa una trentina di corridori che correranno nella formula only one, cioè con la staffetta singola. 24 ore di tempo, ma degno di nota è sicuramente il background di questo evento sportivo, che può contare tra i 200 e 300 volontari. Mamma mia, dei numeri impressionanti di gente che accolgono, sistemano e si occupano anche dell'organizzazione dell'evento stesso. Eccoci arrivati nello stand della squadra Snack Bar d'Almenta. Sono in compagnia di Simone Zannin, che è anche presidente dello Sci Club di Caupo, organizzazione di una squadra super e lavoro non stop per 24 ore, non solo per i ciclisti ma anche per voi volontari. Simone. Sì, diciamo che i ciclisti sono quelli che lavorano meno in questo caso qua, perché comunque il nostro team di volontari è presente qui per tutte le 24 ore e si occupa della gestione della cucina e di tutto quello che riguarda la parte spogliatoi e riposo degli atleti. 24 ore su 24 e abbiamo circa una decina di persone che gira attorno ai 12 atleti che fanno effettivamente la gara. Siete pronti, siete carichi? Come sono le classifiche? È iniziato da poco, però insomma già te lo chiedo. Noi siamo sempre carichissimi, diciamo che la classifica non è proprio la nostra priorità, ecco, la nostra priorità è divertirci e fare festa per 24 ore e anche di più se riusciamo. È il terzo anno che facciamo la squadra e comunque è sempre andata bene, dai, diciamo. Buone 24 ore! Stanno per scadere 21 ore esatte e tanti sono i ciclisti in gara, ancora tutto è da decidere, novità, ospiti e chi più ne ha più ne metta. Ci vediamo domani mattina proprio qui alla 24 ore Castelli di Feltre. Questa mattina abbiamo intercettato tre atleti della Gronda Florex, un nome veramente particolare che adesso tu, Paolo, ci spiegherai. Gronda Florex è un nome che deriva da due sponsor della nostra società, che sono la Toneria Bertelle di Claudio Bertelle, che si occupa di montaggio di grondaie sulle case, e ha dato il nome Gronda. E Florex invece è l'altro sponsor, che è Stefano Bortolin, che lui ha un vivaio di piante ornamentali da giardino, di qualsiasi tipo di piante, e ha dato il nome Florex, e di conseguenza è nata la Gronda Florex più circa 34 anni fa. Mi hanno detto che tu sei stato presidente fino all'altro giorno, Paolo. 17 anni che correte questa 24 ore, novità ogni anno, se tornate qua vuol dire che qualcosa di bello sta succedendo in questa giornata di ciclismo. Sì, noi 17 anni che partecipiamo alla 24 ore, abbiamo sempre partecipato a tutte le volte che è stata fatta, praticamente sin dal principio. Partecipiamo perché ci piace, perché è un momento per stare insieme tra di noi, e che dove possiamo mettere insieme sia l'agonismo nella competizione, ma anche nel dopo, stare in compagnia, bere qualcosa insieme, fare una festa. E ci piace farlo perché comunque dopo l'abbiamo anche vinta, abbiamo onorato sempre la manifestazione e siamo riusciti a portare qui in questa gara tantissimi professionisti che dunque corrono in bici di professione e hanno dato lustro a manifestazione. E qui, non per gasarci un po', siamo riusciti a portare veramente tanti corridori importanti che hanno reso questa manifestazione sia importante sia a livello nazionale ma anche a feltrino, e per questo ci diciamo un po' bravi noi.
Infatti raccontami, che ho qui alla mia sinistra, che avete adottato, perché la vostra squadra è prettamente bellunese, la Gronda Florex, ma avete adottato un forestiero. Ho sentito che parla veneziano. Sì, lui è un amico, Paolo Simeon, che corre con la Bardiani, con la squadra professionista. È un amico che è venuto a darci una mano in questa manifestazione, si è prestato, è stato bravissimo e viene perché per l'amicizia e perché gli piace, e comunque ne approfitta anche per allenarsi, e anche per noi che siamo amatori comuni, poter correre anche al fianco di una persona che lo fa di professione è anche bello, non dico confrontarsi, ma comunque vedere anche come si muove in gara, gli atteggiamenti, come corre, come pedala, è sicuramente una soddisfazione che non si ha mai l'opportunità durante l'anno, ma bensì solo in queste poche ore, diciamo. Vengo proprio qua da te, cosa ti aspetti? Devi ancora entrare nel circuito, cosa ti aspetti da questa feltra, da questo circuito cittadino? Diciamo che è la prima volta per me, ho sempre sentito parlare e le aspettative sono alte. Sicuro i circuiti sono sempre fantastici, spettacolari e penso sarà un ritorno al passato, modalità praticamente dilettante quando c'erano circuiti, e non vedo l'ora di rivivere l'emozione, la velocità. Passare vicino, diciamo, praticamente transenne così deve essere fantastico, non vedo l'ora. E dimmi un pochettino, perché io vi vedo sfrecciare, non ho idea, io non correrò mai a questa velocità, ma ve la godete un pochettino questa cittadina o dovete farvi un giro extra? Per il panorama penso ci sia sempre tempo dopo, quando c'è il cambio che siamo dentro a tutta, poi dopo di tempo ce n'è. La gara comunque sia dura sempre, questa qua è una gara lunga che dura 24 ore, quindi per quello. Però comunque sia, dai, facendo i cambi, magari tra un cambio e l'altro, guardare la città non guasta. Andiamo adesso invece da Simone. Scusami Katy. Simone, tu hai avuto la possibilità di fare agonismo e adesso ti trovi qua come amatore del ciclismo. Volevo un attimino un po' di impressioni sulle giornate, visto che invece tu hai corso. Beh, qui è una festa, è sempre bello venire a gareggiare. È sempre, anche oltre alla festa c'è anche la gara, insomma. Dimmi un pochettino, Simone, da quanto tempo corri e come hai conosciuto la Gronda Florex? Ma diciamo che io in bicicletta corro da quando avevo 7 anni, poi finito l'agonismo sono passato alla Gronda Florex, ho fatto anche il vicepresidente e niente, siamo un bel gruppo di amici e ci divertiamo tanto. Quindi oltre che lo sport come competizione, come gara, c'è proprio anche un bellissimo legame, questo clima di festa anche proprio delle persone che ci circondano. Esatto, qui c'è mangiare e bere per 24 ore e è un bel clima, ecco. Chi vogliamo ringraziare? Beh, sicuramente tutti gli aiutanti che vengono qui a darci una mano a montare e smontare il capannone, e sono sempre aperti, quindi bravi. Gronda Florex augura a tutti una buonissima 24 ore, ve lo dice urlando a tutta! Appena scattato fuori dal circuito Alex Turrin con il suo bolide, allora com'è andata questa 24 ore? Ma è stato sicuramente divertente, già ieri sera mi sono divertito per un'oretta, anche questa mattina un'oretta e mezza, adesso ci godiamo un po' il rinfresco qui della Gronda Florex e niente, è stato bello. Cosa ne pensi di Feltre come circuito cittadino su quale correre, visto che tu sei anche professionista? Sì, qui gioco in casa perché io sono da qui, quindi per me è una soddisfazione in più, poi è sempre un bel ambiente, ci si diverte come ho detto prima e niente, un bel weekend da passare tutti insieme. Professionisti, amatori e appassionati e niente. Lo riconoscete? È il cuoco di Gods of Mel, ragazzi. E allora adesso, quale ciclistico? Pedalare. Hai già fatto qualche giro? Sì, dalle 3 alle 6 questa notte. Quindi sei bello carico, insomma, anche stamattina, guarda. Sono morto. Ti lasciamo andare a dormire? No, devo pedalare dall'1. Ancora? Ah sì, dall'1 alle 3 e dopo dalle 5 alle 9. Grazie. Con questa caluria, per fortuna che ci sono quelli del chiosco qui a rinfrescarci l'animo. Sì, dobbiamo innanzitutto ringraziare Rugby Feltre e spero che veniate in tanti perché abbiamo ottimi panini con soppressa da 17 euro al chilo.
Mizzagao. Mizzagao. Birra incredibile. È buona, è buona. E insomma, e tanto divertimento perché siete qua sotto al palco, bellissimo, tanta gente. È spettacolare ragazzi, questa musica è incredibile, vi aspettiamo numerosi a Chiosco Rugby Feltre. Allora signore, questa 24 ore come procede? Bene, benissimo, è bellissima e divertente. Per che squadra tifa lei? Per la Team Professional Bike. Signora, questa 24 ore com'è? È bellissima, è un'esperienza nuova per me e anche la mia squadra che siamo abituati alle vette, e quindi questa è una sfida che affrontiamo con passione e determinazione. Un circuito cittadino veramente pittoresco, Feltre. Sì. Feltre è bellissima, la conosciamo già perché abbiamo già partecipato alla Sforful. Quasi sempre sotto acqua e fango, quest'anno finalmente c'è il sole. Sole bacia i belli e chissà che vi porti anche una vittoria in tasca alla fine di queste 24 ore, eh? Vittoria sarà difficile, ma essere qui è già una vittoria. Buongiorno, ma allora questa Feltre è accesa di colori. Per me è la prima volta, però non pensavo fosse così. Mi hanno raccontato qualcosa, però è vero, bisogna essere sempre presenti. Cosa ne pensa di questi ospiti super speciali? Non ci credevo a vedere questi personaggi, rimani a bocca aperta, non lo sapevo che arrivassero anche queste persone. Bello, bello, bello e bello. Adesso stia attento che non gli facciano un cambio sbagliato qua, poi ci sgridano noi di Valdo TV. Vince, sia qui per partecipare. Assolutamente. Poi un panino e buona porchetta, siamo a posto. Allora scalda questa Feltre. Sì, oggi è una giornata calda, ma riusciremo a dare il meglio di noi comunque. Prospettive? Ma la vittoria, come solito. Allora siete qua appollaiati che guardate la 24 ore, come sta andando? Benissimo cara, una festa, un divertimento e tanta fatica però. Li invitiamo tutti a venire anche alla prossima edizione, insomma. Certamente non si può mancare, tanta fatica però. Questo circuito cittadino fa sudare quelli che pedalano e quelli che stanno qua sulla tribuna perché veramente fa un caldo pazzesco. Forse è peggio per noi che siamo sulla graticola, avendo anche le tribune in ferro, così siamo veramente a posto per oggi. Niente aria fresca dovuta alla pedalata e ai chilometri orari che tengono, guarda che roba. Esatto, comunque è sempre un divertimento, è importante partecipare anche sostenendo e dando i cambi in modo perfetto come ci stiamo facendo noi. Bravissimi, tantissimi volontari, siete in circa 200-300 persone. Benissimo, siamo contenti, soprattutto teniamo alto il morale dei corridori. Allora, qualcuno mi ha detto che i volontari qua lavorano anche loro 24 ore, altro che i ciclisti. Lei cosa ne pensa? Che è dura anche per la nostra parte, perché non è un lavoro fisico ma è un lavoro mentale. Voi da dove siete? Sento questo accento, scusi? Modena. Quindi un richiamo da tutta Italia questa 24 ore Castelli. Esatto, veniamo da tutta Italia, questa manifestazione è bellissima e molto originale perché ha un suo fascino. E cosa ne pensa di Feltre? Ah, è una città molto bella, molto medievale, mi ricordo che ho già fatto 2-3 campagnolo, adesso si chiama Sportful e è una città molto bella. Siamo in compagnia di uno dei campioni più amati da tutti e uno degli ospiti speciali qui alla Castelli 24 ore di Feltre, Alex Zanardi. Non hai bisogno di presentazione. E ho già detto, questa edizione è strettamente legata all'aspetto sociale. Vuoi parlarci dei tuoi programmi? Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti gli amici della famiglia cremonese, tutti i collaboratori del gruppo Castelli Sportful, gli organizzatori di questa bellissima gara, nonché il pubblico che già da ieri sera, quando la manifestazione ha preso il via, insomma, si è veramente fatto sentire, incitando tutti i partecipanti, compreso il sottoscritto. Io, assieme a un gruppo di amici, ho lanciato un progetto di solidarietà, nel senso che è un progetto socio-sociale la cui finalità è quello di diventare uno strumento per tutte quelle persone disabili che vorrebbero intraprendere un percorso sportivo ma che spesso si fermano per un problema di costi, perché comunque l'acquisto dell'ausilio scoraggia parecchie persone, perché c'è un problema di emozioni,
in gioco, ci sono tante cose. Noi vorremmo invece cambiare lo stato delle cose, cercare di far crescere il numero di praticanti nel nostro paese e poi cercare di soddisfare anche l'ambizione del progetto, che è quella di trovare 3 persone capaci di arrivare a potersi qualificare per i prossimi Giochi Paralimpici di Tokyo nel 2020. E infatti l'abbiamo chiamato Obiettivo 3 per questa ragione. Hai già scovato qualche talento qua a Feltre? Ho visto che tutti possono provare la handbike. In verità noi qui a Feltre siamo soprattutto per cercare di reclutare persone che possono aiutarci nel compimento del nostro intento, ovvero appassionati di ciclismo, club che magari potrebbero anche tesserare i nostri atleti, persone che potrebbero accompagnarli negli allenamenti. Insomma, noi siamo pronti a cercare di fornire ai ragazzi la, come dire, la canna da pesca, ma ci serve qualcuno che gli insegni ad utilizzarla per prendere il pesce. Quindi insomma, chi mastica questa materia da anni può essere un tutor anche per i nostri ragazzi che iniziano un percorso sportivo. Logicamente io, Giorgio Farroni, Pier Alberto Bucoliero, Fabrizio Caselli, veniamo tutti dal paraciclismo e quindi questa è la nostra materia, ma dovesse presentarsi al nostro cospetto qualcuno che vuol fare qualche cosa di diverso, che ne so, il tennis, la pallavolo, il canottaggio, cercheremo di agevolare un suo passaggio in un qualche club, in una qualche associazione, per cui abbiamo bisogno di creare una comunità di amicizie che all'occorrenza può dare una mano e risolvere magari problemi anche piccoli, ma che se rimangono problemi magari ostacolano il cammino di qualcuno. Quindi qui siamo per cercare appunto di fare comunicazione, siamo qui anche magari per incontrare qualche ragazzo che può corrispondere all'identikit della persona che noi vogliamo sostenere e aiutare, e avanti così. L'emozione di un'Olimpiade, io vorrei che mi raccontassi questo. Ma sai, io sono un po' scafato da questo punto di vista, nel senso che credo di non aver fatto nulla di eccezionale nella vita in relazione alle singole cose che ho fatto, ma essere riuscito a infilarne così tante in una sola esistenza è di per sé un fatto eccezionale. Io qualche anno fa, se qualcuno mi avesse detto tu andrai alle Olimpiadi, gli avrei chiesto che cosa si era fumato, perché io nella vita ho sempre fatto il pilota, eppure vedi che mantenendo un atteggiamento curioso le cose accadono. Alle volte la vita, come si dice, ha più fantasia di noi e ti sorprende. Se sai cogliere l'opportunità, magari nasce davvero qualche cosa non solo di bello ma di indimenticabile. E da qui anche l'idea di mettere a disposizione la popolarità che la vita mi ha regalato per trasformarla in uno strumento che possa essere funzionale anche agli altri, perché sai, fare attività paralimpica, se ti chiami Zanardi, non basta, perché poi bisogna impegnarsi, lavorare, allenarsi, ma aiuta molto. Se ti chiami Marco Rossi e vivi con 500 euro al mese di pensione di invalidità, insomma, realizzare un sogno olimpico è un po' più complicato, quindi noi vogliamo cercare di esserci anche per queste ragioni. Però tornando al sottoscritto, visto che la domanda era su di me, io sono una persona molto fortunata che nella vita di cose ne ha fatte tante, anche un'Olimpiade è un'emozione forte, molto forte. Poi, sai, aver fatto sport ad alto livello per tanti anni mi ha comunque aiutato molto a controllare le mie emozioni e a trarne il meglio senza farmi condizionare più di tanto dal valore della posta in gioco. Tokyo 2020, ultima Olimpiade? Per Zanardi? No, sono un ragazzino, ho voglia, quante ne faccio ancora? No, non lo so, sarebbe bello arrivarci, però sai, per adesso i numeri dicono che la luce verde è ancora accesa, perché comunque a livello di prestazioni, nonostante i miei 50 anni, sto ancora facendo il mio. Abbiamo visto che pisti, il pubblico veramente ogni volta che passavi era gioioso, gioioso e basta, perché non mi vengono altre parole. In effetti quando siamo partiti, soprattutto nel tratto in salita, venivo passato da tutti. Poi con molti la velocità ha cominciato a livellarsi e dopo un po', dopo 2 ore e mezzo che ero fuori, devo dire che ne passavo molti io in salita, quindi c'era gente a cui era già venuto il fiato corto. Però è bellissimo, qui non siamo
tanto per competere, per cercare la prestazione, quanto piuttosto per fare più giri possibile. Uno perché fa bene alle braccia e due perché è una bella giornata dal nostro punto di vista di solidarietà, per cui grazie Castelli, grazie a tutti gli amici del gruppo Castelli Sportful e via, fammi andare che devo andare. Vai. Ci troviamo sul palco con Ivan Pio, il presidente dell'SSD Pedale Feltrino, una realtà storica per la città di Feltre, anche una delle realtà più importanti del bellunese e anche in tutta Italia. 24 ore Castelli, 17 edizioni, un numero sempre più presente di corridori anche dall'estero, non solo da tutta Italia. E non mancano le novità, Ivan? Sì, beh, una 17esima edizione ricca di personaggi famosi. È una gara che è nata per scommessa e che poi ha avuto e ha preso questa città, anche se la blindiamo per un paio di giorni. Novità importanti quest'anno, la presenza di tanti campioni, come ho detto, tra tutti Alex Zanardi, che ci ha onorato di tornare a Feltre, era già stato per la Gran Fondo, adesso è venuto anche per la 24 ore, quindi. E poi personaggi dello sport, della finanza, come Marzotto, Benetton, ex professionisti importanti. E questo porta lustro, porta pubblico e ci rende molto onorati di queste presenze. 24 ore Castelli non è l'unico evento da voi organizzato, Feltre è ricco di attività sportive, vogliamo citarne qualcuna ed invitare il nostro pubblico a partecipare? Sì, beh, noi la prossima settimana organizziamo la 23esima edizione della Sportful Dolomiti Race, quindi una manifestazione di gran fondo ciclistica con oltre 4.500 partecipanti, è ormai una manifestazione storica del panorama internazionale di gran fondo, che si snoda qua sulle nostre bellissime Dolomiti, quindi manifestazione internazionale con oltre 600 atleti stranieri provenienti da tutto il mondo, la fanno da padroni gli olandesi stranamente, però anche questo fa conoscere una città bellissima che purtroppo rimane un po' nel limbo di quello che è il turismo mondiale. Appunto proprio, Arena sulle Dolomiti, Feltre come che si trasforma proprio per 24 ore in uno splendido circuito. Avete fatto scuola a tutta Italia con questa 24 ore? Sì, diciamo che ne sono nate altre, ma che ha tenuto botta solo questa. Questo ci rende orgogliosi, quindi vuol dire che c'è qualcosa di particolare, ma io credo sia un po' la città, il percorso, il pubblico, la gente che viene a vedere, che la rende unica e ineguagliabile, ma soprattutto inimitabile. Sport come collante anche per la solidarietà, punto focale di questa edizione 2017. Sì, con Zanardi abbiamo sposato questo obiettivo, che si chiama appunto obiettivo 3, che è quello di cofinanziare attraverso una donazione la sua fondazione per portare 3 atleti paralimpici alle Olimpiadi 2020 a Tokyo. Quindi oggi potranno essere selezionati proprio qui a Feltre degli atleti che saranno seguiti da Zanardi e il suo team per Tokyo 2020. Sì, Alex ha portato un macchinario che non è altro che un simulatore da fermo, quindi, e dà la possibilità a tutti gli atleti con portatori di handicap di provarlo, testarlo, ma soprattutto di vedere se hanno attitudini tali da poter essere poi selezionati per fare un team da portare appunto a Tokyo. Signor Bassani Giacomo, ballo e complimenti per i titoli conseguiti, però il suo cuore è nel ciclismo. Questa 24 ore come le sembra? Mi sembra sempre straordinaria come tutti gli anni, e tutti gli anni crea un'emozione fantastica sia per chi partecipa sia per gli spettatori, perché è una manifestazione a livello internazionale fantastica. Non ho parole per descriverla. Sport, ciclismo, felicità, tante emozioni. Feltre 24 ore Castelli, 17esima edizione. Imperdibile l'appuntamento al prossimo anno e al nostro prossimo servizio.